Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 8, episodio 87. Questa puntata è intitolata Global Warming and Collapse of Civilization, del professor Peter Wadhams. Il link lo trovate in descrizione di questo file di YouTube, dove nella mia bloggata troverete la bella conferenza in inglese del professor Wadhams, che io ho provveduto a tradurla in italiano trascrivendola sul mio blog. In questa bloggata audio invece io vi andrò a sintetizzare rapidamente tutta la conferenza. Dunque, vediamo un po' che cosa vi posso raccontare. Quello che è successo dal 1860 in modo massiccio è che l'umanità ha iniziato a pompare CO2 in atmosfera per produrre energia dall'uso dei carburanti fossili come il carbone e poi il petrolio, e questo ha iniziato a mutare l'equilibrio e le temperature medie del pianeta, che hanno preso a crescere. Questo processo è particolarmente virulento ogni volta che si brucia carbone, specie quello di bassa qualità. E l'Artico e l'Antartico sono le zone più sensibili al riscaldamento, dato che iniziano a riscaldarsi. Il ghiaccio inizia prima ad assottigliarsi e poi a sciogliersi. Questo processo accelera lo scioglimento perché il ghiaccio sparisce, cambia l'albedo del territorio, l'acqua polare trattiene il calore delle frequenze dell'infrarosso invece di rifletterli con il bianco del ghiaccio. La Siberia assieme all'Alaska, sono particolarmente colpite da questi fenomeni. Le temperature dal 1860 è già salita di più 0,8 centigradi. Ma nei poli la temperatura dal 1860 invece è risalita di più 3 gradi centigradi, a causa del fatto che i processi di riscaldamento ai poli sono amplificati di un fattore molto alto rispetto all'incremento medio del resto del pianeta. Quelli che non credono al cambiamento climatico prendono serie storiche più corte ed evidenziano che non c'è stato aumento se non qualcosa nel 1999. Questo ovviamente, diciamo, è un modo di analizzare e approcciare al problema erroneo, perché diciamo esiste un trend di lungo periodo che invece ha continuato a crescere, che è correlato perfettamente con il livello di CO2 misurato in parti per milione in atmosfera, che poi è la cosiddetta curva di Keeling. Dunque, i modelli dell'IPCC del 2014 prevedevano un incremento delle temperature a causa delle emissioni di gas serra, BAU, business as usual, per il 2100 di circa più 4 gradi centigradi, come incremento medio di temperatura globale, che per i poli poi equivale a circa più 7 gradi centigradi, che è un enorme incremento e un grosso pericolo per il pianeta Terra. Questi trend sono facilmente raggiungibili se prima di quella data non troviamo le tecnologie di terraformazione per estrarre CO2 e gas serra, abbassandone il livello in atmosfera. Se guardiamo nel passato lontanissimo della Terra, tramite i campioni estratti dai carotaggi del ghiaccio polare e studiandone le componenti, inferiamo il livello dell'atmosfera nel passato. Troviamo dati ancora peggiori su cosa è accaduto nei tempi secolari sul pianeta Terra. Tra una glaciazione e l'altra c'è come una dinamica di un pendolo di circa 100.000 anni. In questi ultimi 10.000 anni il clima è rimasto stabile, con una CO2 a circa 260 parti per milione. L'umanità è progredita da umanità nomade è diventata popolazione stabile, inventando l'agricoltura, poi la rivoluzione industriale, tutto quello che conosciamo intorno a noi. Oggi il livello di CO2 è sopra i 400 parti per milione ed è stabilmente in ulteriore crescita.
Le emissioni di CO2 in Europa sono scese, l'unica ragione del perché sono scese è perché le emissioni della Cina sono salite, con centrali a carbone e reti con bassa efficienza energetica. La salita della curva di CO2 e dei gas serra in atmosfera è da mettere in relazione con una riduzione della produzione agricola a causa degli eventi meteorologici temporaleschi, sempre più violenti dal rallentamento dei jet stream, che inducono aree cicloniche ed anticicloniche a rimanere incollate in aree per lungo tempo, cozzando poi violentemente. È dal 1950 che il ghiaccio al Polo Nord ha iniziato a ritirarsi, ma il periodo più evidente in cui tale fenomeno è stato rilevante ed è rilevante in estate-autunno, con l'apertura del passaggio a nord-ovest del 2006 e anche a nord-est dal 2005 e poi nel 2007 e nel 2012, in cui è stata veramente molto ampia l'area di mare aperto, diciamo, in zona polare che fu priva di ghiaccio. Tutto questo è perfettamente misurabile grazie alla ricognizione satellitare, che ci permette di stimare il livello di copertura di ghiaccio polare artico ed antartico. Vediamo un po' altre cose che vi posso sintetizzare importante. Sì, la previsione russa è che prima o poi tutta la quantità degli idrati di metano finiranno per sciogliersi a causa del positive feedback, che è incontrollabile dall'uomo, causando un disastroso ed ulteriore riscaldamento medio del clima terrestre di circa più 6 gradi centigradi in appena un decennio. La percentuale di metano in atmosfera è rimasta sempre costante, ma dal 2006 è iniziato leggermente a crescere, a riprova che si sta innescando nell'Artico un processo a positive feedback che, se poi accelererà in modo autonomo, essendo totalmente incontrollabile dall'uomo, finirà per comportare un'enorme catastrofe climatica sulla Terra. Un altro problema del cambiamento climatico è il rallentamento dei jet stream, che è causato dalla riduzione del differenziale termico tra zone calde, nei tropici, e zone fredde, le aree polari. Si riducono quindi le velocità dei jet stream. Grandi aree ad alta pressione o bassa pressione tendono a creare grandi loop e quindi rimanere incollati in aree geografiche, impattando con effetti negativi sulle produzioni agricole e causando violenti eventi meteorologici nello scontro tra alta e bassa pressione, oltre alla maggiore energia presente in atmosfera. L'atmosfera terrestre, che cerca sempre più violentemente di trovare un equilibrio dinamico tra zone calde e zone fredde, questo processo ha iniziato ad essere molto vistoso negli ultimi 6 anni, osservando i dati meteorologici. Una volta che cambia la produzione di grano, soia, e poi si possono causare reazioni violente nell'umanità spinte dalla risalita dei prezzi del cibo, con carestie striscianti, ossia guerre ed impatti reali nell'interagire umano. Le rivolte in Nord Africa in questi ultimi anni sono state anche accese dalla risalita dei prezzi del cibo, che hanno indotto rivolte e regime changing. C'è poi il rallentamento della circolazione termoalina, THC, che è un fenomeno critico per tutto il nord Europa, dato che trasporta calore mitigando il clima. L'acqua fredda e salata sprofonda, iniziando il processo THC del nastro trasportatore della corrente del Golfo. La circolazione è anche calata perché è meno fredda, dato che non si forma ghiaccio e molto meno calore è trasportato dall'AMOC. C'è un film catastrofico creato da Hollywood che è orribile dal punto di vista della fisica. Si intitola L'alba del giorno dopo, che in una settimana immagina il congelamento di New York, mentre occorrerebbe 1000 anni. Ma a parte questo, è corretta la previsione per l'Europa del Nord, in cui è atteso un lento raffreddamento di tutto il Nord Europa, a causa del blocco della AMOC, ovviamente dentro un contesto planetario di climate change, dove invece le temperature salirebbero. In Italia la cosa sarà catastrofica, dato che diventerà arida come il Nord Africa, mentre la Gran Bretagna subirà un riscaldamento minore, ossia un raffreddamento a causa del blocco dell'AMOC. Questo implicherà molti più uragani violenti nella zona caraibica, che non potrà raffreddarsi. Vediamo un po'. Domande e risposte con il pubblico. Alcune domande. Dunque, nella esposizione del professore
Adams è particolarmente pessimista sulle tecnologie future che l'IPCC dice che ci saranno in futuro per il sequestro dei gas serra. Si è detto che all'Università di Saskatoon che ci sono già delle soluzioni, un impianto chimico che farebbe il lavoro, ma al momento non sono praticate perché è economicamente conveniente pompare CO2 in atmosfera con l'industria dei carburanti fossili. Il professor Wadmans rispose dicendo che non era negativo, non era pessimista, perché la terraformazione può essere fatta con pochi miliardi, ma questi lavorano sulle centrali a carbone che sequestrano quel tipo di emissione, ma niente fanno sulle emissioni già fatte in atmosfera, oppure su tutte le altre fonti di emissione di gas serra disperse nel pianeta, aerei, navi, auto, centrali elettriche e quant'altro. Il problema è di creare un processo chimico che, alimentato da un'energia non fossile, catturi gas serra, li renda tali da non essere dispersi dal ciclo dell'acqua e poi li immagazzini in luoghi sicuri, dove dall'inizio della rivoluzione industriale l'uomo ha iniziato ad usare carburanti fossili per alimentare le sue attività antropiche. Altra domanda, non sappiamo che fare delle scorie nucleari, immagino che il problema sia ancora più enorme con questo problema della cattura di gas serra. Ci sono due idee semplici che sembrano funzionare in laboratorio, ma che poi in pratica sono irrealizzabili se pensiamo di agire davvero sul clima della Terra. Ci sono tante soluzioni naturali, ma la scala del problema è davvero enorme per essere efficace sul clima della Terra, con processi che richiederebbero sempre energia. Dovremmo però investire molto in ricerca e sviluppo su questo problema, perché al momento non abbiamo soluzioni planetarie che siano davvero funzionanti per tutto il globo, in modo da essere efficaci nell'incidere sul clima della Terra. Se siete interessati a queste tematiche, io vi invito ad andare a cliccare in descrizione di questo file, dove sarete catapultati nella mia bloggata, appunto, che è intitolata Global Warming and Collapse of Civilization, dove ho tradotto in italiano tutta la bella conferenza del professor Wadhams, che se vorrete, se avete gli skill linguistici adeguati per fruirla in inglese, la potrete seguire in streaming, perché ho messo il relativo file. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.